Stamattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo. Dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore. Lo si chiamava il campione, sembrava un uomo con le sue scarpette addosso. Guardava avanti fisso e diceva se stesso: sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelarti se tutti quei sogni per cui tu corri, li meriti davvero, sono solo illusioni poli. Solo tu e quella porta. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci l'altra domenica, settima giornata di campionato, una giornata molto importante, vi dico subito, commenteremo, parleremo tantissimo del match tra la Sampdoria e l'Udinese, 3-3, la formazione di Gotti interrompe un'emorragia di risultati, veniva da 3 sconfitte consecutive, 0 gol, è stata una partita importante, 2 volte avanti, raggiunta, poi superata e poi partita rimessa sul pari con il 3-3 finale. Ci sono tanti spunti ovviamente su questa gara e come sempre ci sono ospiti molto importanti qui in studio e anche collegati via Skype e anche come sempre alla prestigiosa Dacia Arena. Subito con i miei ospiti, anzi i primi compagni di viaggio. Alice Mattelloni, ciao Alice. Buonasera Paolo e buonasera a tutti voi. Pronta anche questa sera a dar voce ai vostri messaggi e soprattutto a tenervi compagnia con diversi momenti social. Ecco, mi raccomando, i messaggi, tanti messaggi, scriveteci, abbiamo voglia, dovete compartecipare di leggere cosa ne pensate sull'Udinese, sulla gara di oggi e sulle prospettive, visto che stiamo arrivando alla sosta del campionato. Con me Alessandro Sursa per tutti gli aggiornamenti, gli highlights, la chiave della partita. E perché no, visto che si sta giocando il match clou Atalanta-Milan, anche un aggiornamento. Ciao Ale. Sì, intanto buonasera a tutti, eccoci qua pronti. Il Milan è pronto, più di noi forse, perché dopo 21 secondi è già passato in vantaggio, ha segnato Calabria, quindi adesso che siamo al quarto d'ora, se n'è andato un terzo del primo tempo, il Milan vince a Bergamo per 1-0, proprio grazie al gol del terzino rossonero. Quindi per capirci nella sostanza, se la regia mi segue, questa è la classifica, perché alle 18 si sono giocate 2 partite importanti, il Napoli 7ª vittoria consecutiva a Firenze. Il Napoli prova la fuga, però vedete, aggiornata prontamente dalla regia, i 3 punti momentanei del Milan lì a ridosso, però la formazione di Spalletti perdeva 1-0, ha vinto 2-1, possiamo vedere anche i risultati a Firenze, ma ha vinto anche la Roma, quindi un campionato piuttosto interessante, se possiamo vedere i risultati, se no poi li riprendiamo dopo, questa è la classifica e questi sono i risultati che hanno prodotto proprio la classifica che abbiamo appena visto, la Roma abbastanza agevole sull'Empoli, il Napoli invece è di rimonta. Gli altri risultati di giornata, lo Spezia KO pesante con l'Hellas Verona del nuovo allenatore Tudor, buon impatto, si è ripresa anche il Bologna, invece è crollata improvvisamente la Lazio. Di tutto questo, ma anche della partita della Juventus che ha giocato ieri e che si è ripresa, parleremo con i nostri ospiti. Completo il giro nello studio, alla mia sinistra, vecchia gloria dell'Udinese, non vecchia, ma gloria vecchia nel senso quando si dice uno importante, Fabio Rossitto. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. E poi Rino Busato che si è ripreso subito, oggi ha vinto in trasferta con il Santa Maria. Ciao Rino. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Sì, oggi dai, è stata una bella vittoria con scontro diretto. Bene, dai. Facevamo 1-1, poi 4 punti davanti e siamo andati a vincere la partita. Quindi ho ascoltato Paolo, ho ascoltato i consigli tuoi, Paolo. Ecco, ecco, niente conservatorismo, niente muso corto come ha fatto Allegri, perché è di muso corto e poi ne parleremo anche in questo primo spazio prima della fascia con i nostri ospiti collegati Skype, in particolare con Guido Vaciago, caporedattore di Tutto Sport, collega prestigioso, molto informato e sono contento di averlo. Ciao Guido. Ciao Paolo, grazie, buonasera a tutti i tuoi ospiti e agli ascoltatori di Udinese TV. Dimmi una cosa, mentre ti vediamo con questo bellissimo sfondo di Tutto Sport, dimmi una cosa, 30 secondi, sta diventando la Juve di Allegri e che idea ti sei fatto dell'Udinese oggi? 30 secondi ma poi approfondiamo. Allegri sta trasformando la Juventus e la sta guarendo, facendola diventare una squadra più solida, ma non è ancora la Juve di Allegri, penso che abbia qualcosa in mente, al momento deve essere pragmatico. L'Udinese mi è sembrata una squadra che anche lei sta guarendo. Segnare 3 gol è comunque sempre importante, subirne 3 è importante in negativo,
però credo che dopo tre sconfitte, dopo un momento di confusione, oggi ho rivisto una squadra che aveva delle idee offensive e soprattutto ho visto Beto, che credo possa essere il valore aggiunto da adesso in poi. Hai anticipato un tema, perché l'Udinese dei giovani, già pronti o quasi, che poi c'è un parallelismo alla lontana con la squadra che tu segui come caporubrica, vale a dire la Juventus del nuovo ciclo dei giovani. Ma di questo ovviamente ne parleremo ed approfondiremo. Ho lasciato l'altro ospite in Skype, ancora non ve lo faccio vedere, perché ve lo faccio precedere da qualche gollettino, perché questo signore che è collegato con noi ha fatto 195 gol in serie, no, 195 gol in carriera, poi mi potrà smentire se gli almanacchi, adesso non sono più gli almanacchi, in verità è Transfermarkt, eccetera. 195 gol in carriera, 83 in Serie A. Se la regia mi manda la clip, guardate che gol ha fatto questo signore. Poi arriviamo da lui. Signori, io chiedo un applauso a David Di Michele. Buonasera, ciao. Grazie. Ciao David, io vedendo quei gol vorrei andarmene a casa, e no, l'applauso è spontaneo, però siccome noi dobbiamo rovinare tutto, siamo un po' dei pasticcioni, guarda Alice cosa ci fa vedere. Guardate un po'. Voglio rovinare questa meravigliosa clip con un altro tiro che, allora, non è un gol, questa volta la palla non è andata in rete, però ci piacerebbe, David, che tu giudicassi un po' lo stile. Quindi chiediamo alla regia di farci vedere una foto, eccola qua, di un giocatore della nazionale Barbuti. Non è l'unica, perché andiamo a vedere anche la foto successiva. No, c'è lo stile, C'è lo stile? No, troppo così. Lo stile c'è, sì, sì. Allora, dopo questa io ho rovinato tutta la trasmissione, chiedo anche a Guido, dico eccetera, eccetera, David Di Michele, che è l'allenatore dell'Under 17 del Frosinone. Oggi, David, non è andata benissimo, avete giocato con la Lazio, però ci sta una sconfitta, no? Sì, 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 non è andata benissimo per quello che si è visto in campo, poi, come succede nel calcio, gli episodi determinano poi le partite, però posso dire che sono soddisfatto dei miei ragazzi, perché è una crescita continua, non ci conosciamo, sono tre mesi che lavoriamo assieme, quindi penso che il nostro viaggio è ancora lungo. Senti, ma alla Dacia Arena c'è un tuo amico con un ospite, e secondo me nel rivedere la clip dei tuoi gol, soprattutto quella che hai fatto al Milan tra Nesta e Calazze, secondo me la Dacia Arena avrebbe fatto i classici 92 minuti di applausi, come diceva qualcuno. Massimo Campazzo, collegato dalla Dacia Arena. Massimo, come la mettiamo?
Eccoci qua. Vedo nell'altra metà dello schermo quel gran bel ragazzo di David, che saluto con grande piacere. Allora, ciao, al di là della clip preparata benissimo da Lorenzo Pausa, ciao bello, la cosa importantissima da dire è che se David giocasse adesso sarebbe titolarissimo in nazionale, non c'è verso. È nato in un periodo in cui c'era una fioritura di talenti davanti incredibile, ma quel tridente di Michele, Iaquinta, Di Natale probabilmente sarebbe preso e rimesso Tucur là davanti, perché tanta qualità, forza, inventiva, capacità di essere assolutamente immarcabili, tanto bene ha fatto all'Udinese, ce li siamo goduti, e il suo gol al Milan che abbiamo visto prima ha significato lo storico primo approdo in Champions League. Massimo, ovviamente non vogliamo dimenticare il tuo prestigioso ospite che ci devi presentare. Adesso lo presentiamo, eh sì, voglio dire. Dato a David quello che è di David, adesso passiamo a un altro curriculum iper prestigioso. Cioè, Gianni Tortolo, con calma, ha vinto 10 trofei, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppe, una Coppa Regione, è l'attuale selezionatore della rappresentativa juniores del Friuli Venezia Giulia, nonché presidente dell'Associazione degli Allenatori della provincia di Udine. Finito. Basta? Buonasera. Basta. A tutti, grazie, perfetto. Quindi solo top player e top manager. Guido Vaciago, Guido, ci sei? Ci sono, eccomi. Vabbè, ti abbiamo fatto compagnia, no? Con queste prodezze. Credo che tu... Ma cavoli, ma me le ricordo tutte. E concordo sul fatto che quel tridente potrebbe essere, farebbe davvero comodo a Mancini. Forse soltanto Chiesa in questo momento potrebbe competere con quel tridente. Per il resto, in un periodo di relativa povertà in attacco del calcio italiano, uno come Di Michele sarebbe titolarissimo nella nazionale campione d'Europa. Scusa David, ma degli attaccanti di cui stiamo parlando, va bene, Guido Vaciago ha accennato Chiesa per esempio, per caratteristiche così, ti rivedi in qualcuno di questi? Oppure c'è qualcuno di questi che può aspirare a rivedersi in quel tanto attaccante come sei stato tu? Ma diciamo che ce ne sono tanti di brevi attaccanti in questo momento, specialmente con questi nuovi moduli, quindi si rivedono le ali, gli attaccanti esterni che superano l'uomo con molta facilità. Dire che qualcuno assomiglia a me o io assomiglio a qualcuno a volte non è carino, però ci sono dei giocatori in Serie A che stanno facendo grandissime cose. Lo stesso Insigne, lo stesso Federico Chiesa, anche se ha avuto un attimino di appannamento, però dopo tante partite tra nazionale e club, ci sta anche che un ragazzo della sua età possa avere qualche stop e qualche pausa, però si sta riprendendo benissimo. Come ripeto, la nazionale, penso che in questo momento ci sono dei buoni attaccanti. L'unico che sta facendo un po' di fatica è Immobile, però fa un grandissimo lavoro sporco che magari non viene visto e non viene capito da tante persone, però posso dire che Immobile è un giocatore che farebbe comodo a tutti gli allenatori. Certo, tra l'altro è infortunato, adesso c'è la pausa del campionato proprio per le nazionali. State lì, io trascuro un attimo lo studio, ma perché la trasmissione è lunga e volevo poi, con la prima fascia, dobbiamo salutare Guido Vaciago. Guido, David, lo studio e anche la Dacia Arena con Alessandro Surza, perché adesso ci siamo un po' lodati, no? Ma chi si loda troppo si imbroglia. Andiamo nel vivo della giornata, andiamo nel vivo di Sampdoria Udinese con gli highlights. Non so se la regia ci manda una clip, non ce la manda. Comunque Alessandro è pronto a raccontarci la partita di oggi. Eccolo là. L'Udinese che dopo 3 sconfitte va a Genova, è un Udinese che non ha Pussetto che parte dalla panchina perché è un po' acciaccato, allora giocano Beto ed Eulofeu ed è un Udinese straripante nel primo quarto d'ora. Cross di Beto che scappa via sulla destra, palo pieno su deviazione di Yoshida che rischia di farsi autogol. Poi c'è un'occasione per Udogi e allora si arriva al 15° con il vantaggio meritato. Eulofeu si libera sulla sinistra, va dentro, Pereira col piattone, Audero stavolta benino, non benissimo, gli sfugge il pallone, 1-0 Udinese con il secondo gol in campionato del Tucu. Però dura solo 10 minuti di vantaggio perché poi su una bella imbucata di Quagliarella, Caputo serve Candreva, il tiro va sulla traversa e poi sfortunatissimo Larsen che se la ritrova lì. L'Udinese però a questo punto prova
ad andare di nuovo avanti e per un attimo davvero non ce la fa, perché Audero compie un autentico miracolo su Samir, che però dopo circa 30 secondi decide di rifarsi. Altro stacco, stavolta c'è il palo e finalmente Beto mette le cose a posto, vantaggio meritatissimo dell'Udinese che inizialmente viene annullato, poi però stavolta il VAR dà, il VAR toglie, stavolta il VAR dà il gol, perché vedete la posizione di Beto è assolutamente regolare, il numero 9 è pronto a siglare il suo primo gol in Italia con la maglia dell'Udinese. E si va a riposo sul punteggio di 2-1, poi però Wallace decide di cambiare maglia e si veste di blu cerchiato, serve Caputo, sarebbe anche il più uno al fantacalcio. Silvestri compie un intervento per così dire non cattivo, quindi cartellino giallo, ma il rigore è netto e Quagliarella così ha l'opportunità di sbloccarsi. Tra l'altro ultimamente Quagliarella contro l'Udinese segna sempre, il secondo gol consecutivo, il secondo dal dischetto. A questo punto la Samp gioca e guardate cosa estrae dal cilindro Antonio Candreva. A proposito di giocatori che da ex si esaltano, questo è un gol da Cineteca, forse il più bello dell'intero campionato quest'anno, valla a prendere, impossibile, l'Udinese però non merita di perdere, non può perdere, e allora ci pensa Forestieri, che è buttato dentro insieme a Samardzic con l'Udinese tutta offensiva sulla spizzata di Neuting, va a segnare, il gol viene prima annullato anche questa volta, poi però il VAR di nuovo smentisce l'assistente e fa sì che il gol sia regolare, finisce 3-3, una bella Udinese nel primo tempo, rischiava anche di perdere, la riprende con Forestieri. Molto bene, esaustivo Alessandro, partita ricca di episodi. Guido Vaciago, caporedattore di Tutto Sport. Ecco, diciamo che il tema iniziale era il dubbio se Gotti avesse insistito col suo modulo tradizionale 3-5-2 o fosse partito col 4-2-3-1 che aveva messo nel secondo tempo con la Fiorentina. Poi l'ha fatto nel secondo tempo e ha recuperato lo svantaggio sotto di 2-3. Però c'era un altro tema, l'approccio dell'Udinese ai primi tempi. Si era lamentato dell'Ofeu dopo Firenze dicendo basta buttare via primi tempi, no? Probabilmente al di là del modulo aveva malignato, ma sicuramente era l'atteggiamento passivo. Oggi cosa hai visto all'inizio della partita e sostanzialmente qual è, voglio dire, l'analisi che puoi fare sull'approccio alla gara della formazione di Gotti? Che ha invertito un po' l'ordine dei fattori, cioè questa volta ha buttato via il secondo tempo, quindi bisogna in qualche modo rimettere la squadra concentrata su tutta la gara. Allora, credo che l'approccio sia stato ottimo e basta vedere come ha gestito i primi minuti, è andata in vantaggio, ha ritrovato il vantaggio dopo aver subito un pareggio che poteva in qualche modo rinnescare certi fantasmi, no, delle ultime sconfitte, e quindi l'approccio è stato ottimo. Credo che alcune ingenuità che invece si sono viste nel secondo tempo, alcune ingenuità difensive, alcuni palloni persi, alcune imprecisioni, siano invece ancora le cose da registrare. Credo che l'Udinese, è strano il percorso di questo campionato, perché era partita benissimo. Il pareggio con la Juventus, nonostante fosse avvenuto in maniera un po' rocambolesca, aveva comunque dimostrato una squadra che aveva un certo carattere, una certa tigna. Poi erano arrivate le due vittorie e poi dopo le sconfitte che avevano in qualche modo messo in crisi l'Udinese. Forse questa partita può riconsegnare un po' di fiducia in un momento difficile, ed è importante. Credo che però certe ingenuità, certe imprecisioni non si possano tollerare, certo. Perché questa è una partita che tutto sommato, ma non penso soltanto a quello di Wallace, che certamente è la più clamorosa e quella da copertina, ma anche tante altre imprecisioni nella gestione del pallone del secondo tempo, secondo me, vanno evitate, perché questa era una partita che potevi portare a casa, certo, certo. senza nulla togliere alla Sampdoria, che ha meritato il pareggio, il risultato è giusto, però tutto sommato con un po' più di malizia, con un po' più di esperienza, questi erano tre punti che portavi sicuramente a casa e che oltre a essere tre punti potevano darti ulteriore fiducia prima della pausa. Ecco, Fabio, a fine gara Gotti è stato abbastanza realista, ha detto in Serie A non ti puoi permettere certi errori. No, qui parliamo di mentalità, di lavoro, perché è vero, la squadra ha avuto un approccio incredibile, bellissimo, forse la migliore Udinese nella prima mezz'ora, occasioni, gestione della palla, uscita da dietro, aggressioni in avanti,
vedevo Larsen che aggrediva alto con Becao che scalava bene, questa volta c'era un atteggiamento propositivo. E poi devo dire, c'è il rammarico che ancora questa squadra non è pronta o non crede in quello che può fare, perché una partita che devi vincere per quello che si è visto in campo, rischi di perdere. E questo è l'atteggiamento che non va bene e bisogna migliorare, perché, ripeto, questa è una squadra che deve lottare per le coppe, perciò deve lavorare sugli errori e una partita come oggi la devi portare a casa. Rino, qual è la sintesi di questa partita? Cioè, vedendo il bicchiere, è mezzo pieno o è mezzo vuoto, perché alla fine insomma è rimediato proprio in estremi sul risultato, sarebbe stata la quarta sconfitta consecutiva, allora si sarebbero aperti degli scenari, no? Un po' inquietanti, quantomeno. Ma infatti è da ragionare su questa cosa qua, sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Fabio della partita. È vero che dopo i due gol nascono su due errori del singolo, no? Perché anche sul primo gol, secondo me l'errore più grande l'ha fatto Neutica, che è andato a fare un uno contro uno a metà campo perdendolo. Centrale non può uscire alto così, andare a fare pressione quando hai tutta la squadra bassa. Quindi sono errori magari di poca concentrazione, però di contro bisogna dire che quando tu recuperi, sei sotto 3-2, arrivi da tre sconfitte consecutive, un po' di critiche e tu recuperi la partita, vuol dire che comunque l'allenatore, a mio avviso, ha fatto un buon lavoro sulla testa dei giocatori, perché Fabio mi insegna, queste sono partite che il 90% poi le perdi. Sì, possiamo dire, Rino, no, possiamo dire, scusa, ti interrompo, volevo coinvolgere anche David, che sostanzialmente dopo una mini crisi, comunque la squadra che reagisce vuol dire che sta... No, Davide, tu che sei allenatore, voi che siete allenatori, sta con l'allenatore. Ma volevo entrare più sull'aspetto tattico, perché si è parlato molto, ne ha parlato molto anche Gotti alla vigilia in conferenza stampa. Questa squadra però sembra un po' più costruita, soprattutto col potenziale e le caratteristiche degli ottimi giovani che ha preso la società, per giocare forse più 4-2-3-1, no? Che poi oggi dal 79esimo, con gli ultimi tre cambi, in pratica hanno dato la svolta alla gara. Davide. Beh sì, diciamo che quello che hanno detto è tutto giusto. Queste partite, un udinese che veniva da tre sconfitte consecutive, va a Genoa, si trova in vantaggio 1-0, poi viene recuperata, ritorna in vantaggio, poi soprattutto viene superata sul 3-2, di solito queste partite vengono perse, anche perché vieni da un trend molto negativo e se non hai carattere e l'allenatore non ha dato una giusta impronta ai ragazzi, alla squadra, e la squadra stessa non gioca per l'allenatore, questa partita si va a perdere anche 4-2, 5-2. Invece loro sono stati bravi fino alla fine a portare a casa un pareggio, anche se magari potrebbe andare stretto, perché nell'analisi, nella partita, l'Udinese ha avuto delle chance in contropiede dove non è riuscita a fare gol e andare in vantaggio. Però è una squadra molto giovane, questa è una squadra molto giovane con dei giovani importanti, lo stesso Beto che era venuto dal nulla, si sta rilevando veramente un giocatore importante e prezioso per l'attacco dell'Udinese, che aveva solo Deulofeu e Pussetto, e quindi si trova un'arma importante Gotti. Come dici tu, il modulo, sì, secondo me ora quando hai tanta qualità, giovani bravi, bisogna anche avere il coraggio di metterli dentro, perché il calcio adesso ti dice che i giovani si stanno sicuramente responsabilizzando e soprattutto vogliono incidere su questo campionato, e l'Udinese ha dei giocatori importanti dove può sbizzarrirsi Gotti in qualunque modulo voglia fare, 4-3-3, 4-2-3-1, certo. 4-3-1-2, ci sono tanti moduli, quindi c'ha tutti i giocatori per fare tutti i moduli. E poi, come avete detto nelle ultime due gare, nelle ultime due spezzoni, sia con la Fiorentina che con la Sampdoria, si è messa a 4-2-3-1 e i risultati si sono visti, quindi penso che si possa usare anche un pochino di più. Io sono d'accordo con te, hai introdotto un tema, io adesso volevo coinvolgere Massimo Campazzo, il suo ospite dalla Dacia Arena, no? In particolare il tema giovani, perché l'Udinese, la società quest'anno ha fatto delle operazioni sul mercato veramente eccellenti, perché è riuscita ad arrivare prima rispetto ad altri club su alcuni giovani, stiamo parlando di 2002, di Soppi, di Samardzic, Beto, se non sbaglio, invece classe 98, ma sempre di giovani parliamo, sui quali c'erano altri club. Mi pare che da questa partita, Massimo, e in generale esca la conferma di un certo lavoro della società e di un certo cambio di rotta, cioè della volontà di osare di più anche da parte dell'allenatore in un progetto per valorizzare in fretta questi giovani.
So che ne avete parlato anche... Do la parola a Gianni e poi ti dico la mia opinione. Ne avete parlato anche, ne avete parlato anche a Studio Stadio, nella tua trasmissione del pomeriggio. Vai Gianni. Sì, abbiamo visto anche oggi che a un certo punto della gara il mister Gotti ha cambiato modo di giocare con le sostituzioni e la squadra ha immediatamente guadagnato 20 metri. Non abbiamo più giocato nella nostra metà campo o a metà campo, ma siamo andati a aggredire gli avversari al limite della loro area di rigore. Abbiamo pareggiato una partita importante, secondo me, perché non era facile sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto anche mentale dei ragazzi. Però a fine gara, vedendo, perché l'Udinese sta bene, perché da quando ho giocato il 4-2-3-1, l'Udinese ha preso in mano il pallino di gioco e ha giocato molto, ma molto bene, anche perché fisicamente sta bene. Però l'Udinese, adesso faccio un passo indietro, è da Roma che sta giocando bene. Purtroppo la penalizza degli errori individuali, che anche oggi, dopo un minuto del secondo tempo, ha preso... un passaggio all'indietro corto in quel modo che è stato fatto. Un giocatore di una certa categoria ci deve pensare, non può fare un errore del genere perché penalizza tutta la squadra, non dovrebbe fare un errore del genere, perché poi se non si fanno degli errori clamorosi Però poi l'Udinese ha reagito, ha fatto due pali anche. Bene, il secondo palo è la conseguenza, poi è andata sui piedi di Beto e abbiamo fatto il vantaggio, ecco. E quindi sì, secondo me vedo l'Udinese che può giocare col 3-5-2 e può giocare anche, forse sta lavorando Gotti, diamogli un po' di tempo per valorizzare i giovani, anche nel 4-2-3-1. E questo è importante secondo me. Certo, scusa Massimo, riprendo un attimo io. È iniziato il campionato, quindi... Sì. Ritorno un attimo in studio perché volevo coinvolgere Guido Vaciago, che poi tra poco saluteremo. No? Mi pare che il sentiment sia positivo sul lavoro dell'Udinese. C'è questo consiglio, questo suggerimento, ma quasi questa fisiologica tendenza verso il 4-2-3-1 per le caratteristiche dei giocatori. Guido, abbiamo parlato dei giovani dell'Udinese. No? Facevo un parallelismo col progetto della Juventus. Sicuramente due realtà diverse, però vedi delle similitudini in questo senso e che idea ti sei fatto sulle operazioni di mercato della società anche? Visto che tu segui anche il mercato da anni. Sì, ma guarda, delle similitudini ci sono, perché quando si fa un progetto con i giovani bisogna mettere in conto qualche passaggio vuoto, bisogna mettere in conto qualche errore individuale, bisogna mettere in conto qualche ingenuità, perché funziona così. La Juventus in questo momento, nelle prime partite di campionato, ha pagato un po' lo scotto di quello che è il peso della maglia. Nel caso della Juventus è sicuramente un peso specifico maggiore, però poi la Serie A è la Serie A, sia che tu vesta la maglia dell'Udinese che tu vesta la maglia della Juventus. Quindi quando io sono assolutamente d'accordo sul fatto che i giovani vanno usati e vanno valorizzati, però è inutile pensare che un giovane non commette errori. Il giovane commette errori perché sennò non ci sarebbe differenza tra il giovane e l'esperto. E il giocatore esperto ti garantisce certamente qualche malizia in più. Io credo che sia la Juve che l'Udinese riusciranno nel loro progetto, che per questo progetto ci vuole pazienza. Adesso la Juve viene da tre partite vinte consecutive, ma sicuramente ci saranno ancora delle partite in cui i giovani commetteranno qualche errore. Ecco Guido, questo è il processo, scusami, di crescita. Scusa Guido se ti interrompo, no? Prima di salutarti volevo chiederti proprio una cosa sulla Juventus, visto che stiamo facendo questo parallelismo, abbiamo visto anche la classifica, possiamo vederla che la Juventus insomma sta risalendo, ma non è un po' un paradosso, no? Allegri viene tacciato insomma un po' di conservatorismo, ma tutto sommato lo dice anche lui quando parla di Cortomuso eccetera, che la Juventus si sta riprendendo, vince di misura le due partite in cui non ha i due attaccanti, cioè non ha Morata, non ha Dybala, e questa cosa ha consentito ad Allegri di inventarsi il falso 9 col Chelsea, Bernardeschi, poi Chiesa, poi ieri ancora Chiesa, e non è un po' un paradosso? Secondo me fino a un certo punto Allegri è un allenatore pragmatico,
Io non so se è un allenatore vecchio o un allenatore nuovo, certamente propone un calcio più tradizionale rispetto ad altri che magari sono più innovativi, ma Allegri tutto gli puoi dire tranne che non sia un allenatore pragmatico. Non ha dogmi, non ha un sistema di gioco al quale abbarbicarsi, a seconda delle situazioni e dei giocatori che ha a disposizione lui si adatta. Contro il Chelsea e contro il Torino non aveva i due attaccanti principali e quindi si è inventato una soluzione che ha funzionato in entrambi i casi, abbassando molto la difesa, giocando molto in contropiede, perché quei giocatori garantivano, avevano le caratteristiche per giocare in quel modo. Quindi io credo che sia un trionfo del pragmatismo, cioè questa certo. È la situazione, devo vincere, mi invento questa cosa. Quindi tutto sommato è un paradosso fino a un certo punto. Sarà interessante vedere cosa fa adesso Allegri quando ritornerà prima Dybala, che è già disponibile per la Roma, e poi successivamente Morata, se riuscirà a fare un gioco magari un po' più propositivo, certo. Considerando che la Juventus deve in qualche modo a volte anche imporre il proprio gioco, non sempre su. Sì, non l'ha ancora fatto in verità. Guido, io starei a sentirti tanto perché la tua esperienza abbonda, però ti ringrazio, ti avevamo promesso, è un po' diciamo da nostra scaletta, primo blocco con una giornalista e una testata prestigiosa. Guido Baciago, caporedattore di Tutto Sport, ti ringrazio, invito a leggere il tuo giornale, a seguirti, ci vediamo prossimamente. Grazie Guido. Sicuramente, grazie a voi. Buona serata. Ciao, buona serata. Intanto, prima di andare in fascia, aggiornamento su Atalanta-Milan. Alessandro. Eh sì, perché è andato a realizzare il 2-0 il Milan con il gol di Tonali, che ha battuto Musso e ha portato quindi sul doppio vantaggio i rossoneri. Tra l'altro dobbiamo anche sottolineare che c'è stato un brutto infortunio per Pessina, ancora da valutare l'entità del KO, però è uscito in barella il centrocampista della nazionale. E tra l'altro Gasperini ha sorpreso perché non ha messo Pasalic o Muriel, ha messo dentro Pezzella alzando Mele nella posizione dei trequartisti dietro a Zapata, quindi scelta abbastanza bizzarra che evidentemente fino a questo momento non sta pagando. 2-0 Milan e siamo proprio al 45esimo. Vogliamo sforare 30-40 secondi, Alice, vedendo il primo momento social? Stiamo parlando di Sampdoria Udinese ovviamente e dei protagonisti del match? Assolutamente sì, allora iniziamo subito con i primi post, le prime storie che abbiamo trovato sul web, su Instagram precisamente, iniziando subito con il video che ha condiviso Bram Neuting. Ovviamente con l'aiuto della regia vediamo cosa ha condiviso nelle storie, il suo colpo di testa e poi il tocco di Forestieri, ovviamente taggandolo per festeggiare il gol di quest'oggi. Congratularsi, no? Con gli emoticon. Con le emoticon si è congratulato, ma su questo episodio hanno ironizzato i tifosi del Genoa, prendendo un po' in giro la Sampdoria. Allora vediamo un po' che post abbiamo trovato. Antani, come se fosse scappellamento, terapia tapiocco di Forestieri, un po' appunto un modo per prenderli in giro. Una supercazzola. Esatto, diciamo così, diciamo così. E poi andiamo a vedere che cosa ha postato Candreva sul suo profilo Instagram, perché anche lui ha postato una foto per celebrare il gol, scrivendo insieme più forti, ripartiamo dopo la sosta, forza Doria. Ha fatto una grande partita, tra poco, adesso c'è la fascia, ripartiamo anche noi con l'altra domenica. David Di Michele, collegato via Skype dalla Dacia Arena, Massimo Campazzo con il suo ospite in studio, Rino Busato, Fabio Rossitto. A fra poco, l'altra domenica, restate con noi. Eccoci qua di nuovo insieme l'altra domenica, vi dicevo, settima giornata di campionato, pieno posticipo, il Milan sta vincendo 2-0 a Bergamo con l'Atalanta, quindi risponde al Napoli che ha vinto a Firenze, Napoli 7 partite su 7, in testa alla classifica, ma abbiamo ancora tanto da dire intorno all'Udinese, intorno ovviamente alla Serie A, con voi in compagnia fino alle 22.30. Con i vostri messaggi, mi raccomando, scrivete, che poi Alice li leggerà, perché è una partita, quella di oggi, che ha dato molti spunti, il 3-3 di Marassi. Ci sono tantissimi temi che noi stiamo sviluppando con lo studio, Fabio Rossitto, Rino Busato, i nostri mister, David Di Michele, collegato via Skype, ricordo David Di Michele, che in due momenti diversi, 2001-2002, 2004-2005, poi è stato protagonista anche del viaggio dell'Udinese in Champions League, per la prima volta, dico bene David? Vero, giusto, dici bene. Ma tu in quella stagione sei riuscito a superarti,
Perché questa cosa mi piace come ricordo, no? Perché crea un po' affezione, un po' revival, va sempre bene. Lecce, Udinese di Coppa Italia, aiutatemi qui Alessandro che segue l'Udinese da vicino. 2004-2005. 2004-2005. La partita finisce 5-4 per l'Udinese. Tu dici già uno, un attaccante, dice fa un gol, ha fatto il suo dovere. Ne fa due. E dici ha fatto il suo dovere. Strabene. No, Di Michele ingordo, cosa fa? Va in porta, perché praticamente sostituiscono Andanovic, viene buttato fuori che fa un fallo da rigore. Va in porta, rigore per Vucinic e questo signore para il rigore a Vucinic. Cioè, è stata l'apoteosi, cioè, non so, dico l'adrenalina quanto è durata dopo una giornata così. Beh sì, è stata veramente una situazione surreale, insomma, come si dice, quell'anno dove ti riesce tutto è riuscito anche il fatto di barare un rigore che se andiamo a rivedere le immagini mi viene già da ridere, perché vedermi mettere la maglia di Andanovic che mi arrivava fino a sotto alle caviglie, alle ginocchia, era da ridere, con i guanti sembravo Faf all'addio scherzoso che si è messo i guanti lunghissimi, e vedermi dentro una porta così grande, io minuscolo, era veramente da ridere. No, diciamo che io mi dilettavo a giocare in porta già quando giocavo a Salerno, poi durante le annate che sono state a Udine mi mettevo in porta a fine allenamento, facevo calciare a presa in giro, diciamo che era un ruolo che mi piaceva nel tempo libero. E in quella giornata venne espulso Andanovic e dissi io di andare in porta, invece Spalletti voleva che andasse. Lo stiamo vedendo, credo. Beh, complimenti alla regia, assolutamente. No, sei tu? È quello. Certo. Sì, sono io. Quella gamba di richiamo hai parato. Ma Massimo, sì, lì alla Dacia Arena col tuo ospite, te la ricordavi? Guarda, Complimenti alla regia. Ricordo e come, anche perché... Guarda. Se ne parlava spesso, sì, ne abbiamo parlato spesso, sì, di questo episodio, anche perché è curioso vederlo indossare con Andanovic, dai dammi i guanti, dammi tutto, voglio dire, tac, preso, parato. Vucinic c'era un discreto rigorista, anzi un ottimo rigorista. Che andasse Muntari, quindi io mi devo sbrigare a prendere i guanti, la maglietta, a mettermi in porta. No, ma in tutto quel frangente poi ci fu la litigata tra Vucinic e Bocinov per chi battesse rigore, e quindi quello mi ha aiutato anche quello, perché magari c'è stata una litigata forte tra loro due per chi dovesse battere rigore, e quindi magari Vucinic era già nervoso di suo, poi mi vede a me in porta, ha detto è un gol facile. No, veramente, veramente un bel momento che andava ricordato assolutamente. Vi ricordo, no? Tanti messaggi, momenti social con Alice Mattelloni, ma adesso tutti insieme, per entrare ancora di più dentro la Samp Udinese, con Alessandro Sursa vediamo quale a suo avviso è stata un po' la chiave di lettura di questo match. Ale. Sì, tra l'altro sceglierne una è stata complicata in una partita che davvero ha visto di tutto, però la chiave, ho scelto di prendere il gol del 3-3 col corner di Samardžić, la spizzata di Neuting e il gol di Forestieri. Perché il gol del 3-3? Perché l'hanno confezionato i due entrati proprio alla fine per stravolgere l'Udinese e farla spostare al 4-2-3-1, ovvero Samardžić e Forestieri, che si sono messi insieme a Pereira dietro a Beto. Un Udinese che è partito col 3-5-2 anche perché Pussetto non stava benissimo, come abbiamo detto, altrimenti Gotti ci sta pensando e ci avrebbe pensato ancora di più. Senza Pussetto non si è fidato, è andato sul 3-5-2, però come aveva detto ha dimostrato di volerla cambiare un po' questa squadra, e l'ha cambiata, e proprio i due ne è entrati, uno ha battuto il corner e l'altro è andato a mettere in porta da due passi, una reazione che, come dicevamo prima, partite del genere poi le vai a perdere, e proprio loro due hanno fatto capire quanta qualità ancora ha questa Udinese, anche come Forestieri, che finora non si era praticamente mai visto quest'anno. Sì, i cambi sono stati poi Fabio al 79esimo sostanzialmente, no? Forestieri, Samardžić e Soppi, tutti e tre insieme. Sì, ecco, io devo dire una cosa, sicuramente è stata una scelta vincente da parte di Gotti. Ecco, è sempre un peccato, no? Magari vedere il potenziale della squadra espresso al massimo quando magari è in difficoltà e devi reagire. Ma... e non partire subito
così da visionario con quel coraggio. Non è una critica, ma è lo studio di un'alternativa. È la seconda volta consecutiva, io credo che il mister ci stia pensando, come stiamo dicendo, da fare dall'inizio, probabilmente aspettava, forse l'altra volta l'abbiamo anche detto, la sosta per lavorarci su, però qui siamo di fronte, ve lo dico per l'ennesima volta, a dei giovani, che giovani sono per modo di dire, perché hanno una grossissima personalità, quando entrano si fanno vedere, non hanno paura di prendere la palla, hanno grande qualità e secondo me si sta pensando a mettere più qualità in campo per andare a vincere le partite. Io credo che oggi si è visto anche una condizione importante, perché la squadra aggrediva, è stata una partita da ritmi altissimi e bellissima, stile inglese, e l'Udinese veramente ha fatto vedere delle cose importanti, perciò credo che lui ci stia pensando, perché le cose non capitano a caso, due volte consecutive, due volte la squadra recupera con qualità. Rino, qui no, è sempre una prospettiva per capire cosa può cambiare dalla pausa in poi. Sicuramente Gotti avrà tempo per lavorarci ed è forse un peccato non esprimere questo potenziale. Tra l'altro, un punto interrogativo, io vorrei coinvolgere anche Alessandro se riesce poi a reperire le ultime informazioni sulle condizioni fisiche di Deulofeu, perché ricordiamo anche quello è stato un tema. Praticamente ha preso un colpo al piede dove si era infortunato l'anno scorso, ha provato nel secondo tempo, non convinto, e poi è uscito e appunto ne abbiamo parlato, quando è uscito è stato sostituito da Arslan, forse quella è stata una mossa che ha un po' appiattito la squadra, Rino. Sì, sicuramente, perché quando cambi una punta per un centrocampista comunque dai anche così la squadra, sai, tante volte, almeno io preferisco sempre di mettere dentro un cambio attaccante per attaccante, perché altrimenti fai capire alla squadra che hai un po' di paura. Il motivo per il quale ha fatto questo cambio non lo so, comunque tornando al discorso del 4-2-3-1, io credo che col Bologna la butto lì, ma credo che col Bologna vedremo il 4-3-2-1, perché lui sta lavorando, sua difesa a 4 non ha bisogno di lavorarci molto, perché ha tutti i giocatori abituati a giocare a 4, e starà lavorando sicuramente sui tre che deve mettere davanti, sul trequartista dietro la prima punta, perché lì ci sono dei movimenti che vanno fatti bene, altrimenti si prendono delle imbarcate. Quindi penso che adesso questi 10 giorni, grazie alla pausa, lui avrà modo di lavorare. Mi sembra che dopo tanti non andranno in giro per le nazionali, quindi io penso che col Bologna lui giocherà col 4-2-3-1, o comunque ci sono grosse probabilità che lo faccia. Fabio diceva il volo. Sì. Paolo, bisognerà lavorare, però io prendo Wallace come centrocampista. Io quando giocavo in quella posizione, bene o male a due, Zaccheroni mi diceva una cosa importante: il recupero palla e giocare pulito, cioè alla fine della partita tu devi dire quanti passaggi ho sbagliato, più ne hai fatti giusti, più hai fatto la tua prestazione. Ci sono ancora degli errori, secondo me, sia di mentalità che tecnici, che se ci lavori e riesci a migliorarli, io credo che diventi veramente una grande squadra. Ma infatti, io di Wallace vorrei approfondire dopo, perché secondo me è un altro tema che merita attenzione, e ti ringrazio per aver dato un po' l'input su questa cosa. Ale? No, se vuoi lo diciamo dopo nel focus su Wallace, il fatto anche che tocca troppo il pallone. Sì, no. A due Wallace due sia uno dei due? Non lo so. Allora, facciamo una cosa. Questa domanda, adesso coinvolgiamo Davide Michele, ma prima andiamo alla Dacia Arena, perché comunque, tra l'altro, Massimo ha avuto modo un po' di captare il sentiment, no, dei tanti che hanno scritto durante Studio Stadio, ma comunque al suo fianco c'è un signore che ha vinto numero 10 campionati, quindi secondo me competenze e visione ce l'ha, e andiamo alla Dacia Arena. Allora io chiedo a Gianni di andare a dare il suo parere su questo argomento, poi volevo lanciare una considerazione a Fabio e a David parlando degli attuali giovani dell'Udinese, con un termine di paragone con i giovani che erano arrivati all'Udinese, magari stranieri, ai loro tempi. Sì. Beh, l'Udinese, condivido con quello che è stato detto prima dal collega Rino. Secondo me l'Udinese, dopo la sosta, senz'altro Gotti lavorerà per ottenere dei buoni risultati sotto l'aspetto tattico della squadra. È chiaro che oggi si è visto, e anche si è visto domenica precedente, quando va a giocare con i due centrocampisti e i tre
l'attaccante e la prima punta, l'Udinese guadagna 20 metri e quindi diventa pericolosissima. Secondo me Gotti si sta lavorando, è da tempo che secondo me lui ci pensa a fare a cambiare questo modo di giocare, però dobbiamo, come dicevo prima, anche dobbiamo dargli un po' di tempo, perché non è facile, perché se qualcuno non riesce a capire i movimenti prendiamo delle imbarcate con i due centrocampisti che diventano drammatiche qualche situazione, ecco. Invece oggi si è visto benissimo, pur giocando come con due centrocampisti, l'Udinese era equilibrato, giocava da squadra. Dico anche che i tre cambi hanno dato una grandissima mano, senz'altro, però l'Udinese sta fisicamente molto bene anche, perché ho visto giocatori della Sampdoria alla fine erano molto stanchi, invece quelli dell'Udinese, a parte qualcuno, ma è normale, gli altri stavano bene fisicamente, quindi anche sotto l'aspetto fisico l'Udinese sta lavorando bene e questo è un vantaggio senz'altro. Certo, sul tema giovani che ha introdotto io. Massimo, ecco Massimo, a te sì. E poi avevi coinvolto anche David. Io vai, volevo, Massimo. Ecco, infatti volevo girare questa mia considerazione a Fabio e a David, facendo dei nomi. Non so, Martin Jorgensen, Salle Montari, Appia, giocatori che nel recente passato sono arrivati a Udine e pronti via, ma lo stesso Giuliano Giannichedda, lo stesso Fabio per come è arrivato dalle giovanili, italiano in questo caso come Giuliano, pronti via, pronti a giocare. A me sembra in un certo senso di essere ritornati magicamente indietro nel tempo, oggi Beto, Samardžić a Spezia, oggi Samardžić con un sinistro vellutato sul calcio d'angolo, ma poi mettiamo anche gli altri, Udoji, un'altra buona prestazione, cioè giocatori pronti, non futuro prossimo, presente. Non so cosa ne pensano sì. Loro due. Prima Davide e poi Fabio dallo studio. Ma sicuramente i giovani, quando giocavo io, parlo di Montari, anche lo stesso Pizzarro, che era giovanissimo e non giocava quasi mai, posso dire che avevano delle grandissime qualità. I giovani di adesso hanno molta più facilità nel giocare. I giovani, quando giocavamo noi, ti dico che erano molto un po' più difficile che giocassero, perché c'era poca mentalità nel buttarli subito dentro per non bruciarli. Oggi questi giovani sono, tra virgolette, un po' più pronti e hanno anche più personalità, hanno meno paura di sbagliare, magari anche sono cambiati i metodi di allenamento, i metodi di approccio sia degli allenatori che delle società, e sono più tutelati. Prima magari erano meno, tra virgolette, meno tutelati, perché dovevi essere subito pronto al momento e magari c'era quello che aveva un carattere più debole. Oggi vedi tutti i giocatori molto sfrontati, giovani e sfrontati, magari chi fin troppo e chi meno, però penso che siano dei giocatori già pronti. Come ha detto Massimo, si sta rivedendo l'Udinese di una volta, che sforna giovani importanti per avere veramente un futuro molto roseo. Ecco Fabio, il parallelismo che ha fatto Massimo dalla Dacia Arena sui giovani di adesso e i giovani certo, e voi certo, e quelli Paolo. Che giocavano con te. Da quando io ho cominciato a giocare a Udine, comunque abbiamo sempre vissuto a cicli, no? Dove magari ci sono gli anni buoni, gli anni che magari si deve soffrire un po', c'è un ricambio, però devo dire che tanti giovani così, tutti insieme, così bravi, io vi dico la verità, questa società secondo me ha fatto un mercato clamoroso, è sempre arrivata comunque, devo dire, prima degli altri, perché questo sono i dati di fatto, però io vederne così tanti, così bravi insieme, forse Massimo credo non sia mai successo, cioè c'erano dei cicli dove c'erano 4-5, ma adesso veramente sono tutti bravi. Facciamo una cosa, Massimo, ascoltiamo insieme, tra l'altro preso dalle interviste il post partita nella tua trasmissione Studio e Stadio, cosa ha detto Gotti in merito ai giovani, il riferimento partiva su Makengo, che pure lui è un giovane, e poi è arrivato ai giovanissimi, e dalle sue dichiarazioni si capisce che forse c'è un progetto abbastanza spinto e che ha tempi brevi in questa stagione. Tanti giovani abbiamo parlato, però volevo chiedere anche un commento su quest'altra bella prestazione di Makengo, che è un giocatore che ci appare in costante ascesa. Sì, sono d'accordo. A parte i primi minuti, dove gli capita sovente di prendere un po' le misure al match, però è andato in crescendo e l'ho sostituito per cambiare sistema. Non volevo perdere
troppa fisicità in mezzo, perché altrimenti Thursby su tutti questi palloni alti avrebbe avuto vita troppo facile, ma altrimenti sono estremamente soddisfatto della sua prestazione. Sappiamo che la strada dell'Udinese passa attraverso la crescita più veloce possibile di questi ragazzi che sono a disposizione. Dobbiamo cercare di accorciare il più possibile i tempi di questi ragazzi molto giovani. Ogni partita deve essere un'occasione di un'esperienza in più da mettere per accorciare questi tempi. Ecco, Gatti è stato molto chiaro, molto deciso, e sono parole che personalmente accolgo con molta simpatia, perché io sono per il calcio dei giovani e per dare spazio ai giovani calciatori, soprattutto se sono bravi e divertono come quelli che ha preso l'Udinese in questa stagione, e abbiamo avuto le prove fin qui. Parlavamo prima, il bello della diretta, saltiamo un attimo di pane in frasca, sulle condizioni di De Lofeu. C'è un doppio aggiornamento con Alessandro prima. Ale. Sì, il mio è molto semplice, lui stesso, no Alice, l'abbiamo detto, sì. Sta bene. Eh sì, perché è stato lui ad aggiornarci sulle sue condizioni di salute postando una foto nelle sue storie Instagram. La regia ce la ripropone, scrive: a parte le considerazioni sul campo complicato quest'oggi, dice: ho avuto un piccolo colpo alla caviglia, ma crediamo non sia nulla di grave, quindi appunto... Un pestone, dai. Esatto, confidiamo che si rimetta al più presto. Beh, ecco, tra l'altro... Qui è sempre delicato, no, lui? Quindi abbiamo voluto tranquillizzare, sì. Per no, questo no, qua. No, no, per però secondo motivo. Me la notizia è che nel dopo partita si è parlato del piede. Ne aveva parlato, se non sbaglio, anche Gotti. Invece lui adesso parla di caviglia. Sì, secondo me è proprio la zona tra il collo, caviglia e piede. Il pestone l'ha preso di lato e ha colpito un po' tutto quanto. Però, insomma, che sia parte bassa della caviglia o parte superiore del piede, siamo lì. Quindi dovete sapere che Alessandro Sursa... È anche medico. Sì, esatto. Anche una master e una laurea in ortopedia. Esatto, e questo io esatto, l'ho scoperto esatto, in diretta. Esatto. Parlavamo dei messaggi, cara Alice... Sì, e ce ne sono tantissimi, però diamo un po' di ordine, magari tema giovani, tema partita, poi abbiamo l'altro argomento, centrocampisti, Wallace, eccetera, che dobbiamo ancora sviluppare, se sei pronta con quel tema, se no vai tu. Sì. Eravamo pronti, mentre mi cade anche il foglio degli appunti, come hai visto. Fa niente, vai a braccio. Non fa niente, è più bello andiamo andare a braccio. Allora, innanzitutto ci scrivono, volevo leggerti questo. Intanto un grande saluto a Davide Di Michele, un grandissimo giocatore, una grande persona, ce lo scrive Elisabetta da Gorizia. Ma poi Manuel ci scrive: Di Michele ha la percentuale di rigori parati migliori a livello internazionale, 100%, giustamente. Ancora messaggi per quanto riguarda la partita e le considerazioni che stavamo facendo. Gianni da Tolmezzo dice: dite pure quello che volete, ma ne sono certo, questa Udinese mi piace non poco e quest'anno ci darà tantissime soddisfazioni. Riguardo a De Lofeu, Luciano da Feletto scrive: si è spento il sole quando è uscito, cambiata completamente la partita. Riguardo ai giovani scrivono: spero che Samardžić trovi presto un posto da titolare in mezzo a De Lofeu e a Pussetto dietro Beto. Questo è il messaggio appunto da Marco da Bibione, che dice anche: io vedrei nel 4-2-3-1 dietro Beto, De Lofeu, Samardžić e Pussetto. Ancora altri messaggi ci scrivono: penso che anche oggi lasciamo punti per strada e le sostituzioni siano state tardive, ma il futuro è dalla nostra parte, messaggio di Marco, quindi c'è tanta positività. Perfetto, allora però noi abbiamo parlato di giovani, stiamo parlando un po' in modo generico, no? Io vorrei fare un parere veloce prima di andare in fascia un po' con tutti gli ospiti, ripartendo da Davide Di Michele, che appena è stato coinvolto dai messaggi di apprezzamento dei tifosi dell'Udinese. Cioè, noi stiamo parlando dei giovani dell'Udinese. Secondo te, da quello che hai visto, da quello che stai seguendo, no? Poi alla fine parliamo di Beto, che è stato l'investimento più importante della società, parliamo di Samardžić, parliamo di Soppi, non abbiamo ancora visto Perez, che oggi non era convocato, stiamo parlando del difensore. Ti chiedo, a tuo avviso, qual è il giovane che ritieni più pronto o quello che comunque ti incuriosisce di più? Ma intanto ringrazio per i messaggi da parte dei tifosi dell'Udinese e quindi li ringrazio vivamente. Guarda, io ti posso dire, sono tanti giovani, guarda, quello che mi ha impressionato di più, che mi sta impressionando al di là di questi che hai nominato, è Udoge. È un giocatore che secondo me ha grande forza, può migliorare tantissimo e magari è stato un po' sottovalutato in questo momento, però si sta rifilando
una buona parte di questo campionato. Secondo me è un giocatore dove Gotti potrebbe fare grande affidamento, perché ha grandissima forza, può coprire più ruoli. Sarebbe stato facile dire Beto o Samardžić, perché sono giocatori di grandissima qualità, poi giocano davanti, quindi si possono mettere ancora più in mostra. Per me Udoge è una bella sorpresa e secondo me può togliersi belle soddisfazioni e può dare una grandissima mano all'Udinese. Sì, lo davamo quasi per scontato, no, Fabio Udoge, ma stiamo parlando di un altro 2002, no? Adesso sembra, no, voglio dire. E, ecco, qual è invece il giovane? Davide ha parlato di Udoge, qual è la tua valutazione invece? Chi ti stuzzica di più? Chi segnaleresti di più? Soppi mi attira moltissimo per esplosività, per un giocatore veramente da campionato dico inglese. E poi, vabbè, forse lo dava per scontato Davide, ma mi sta incuriosendo tantissimo Beto, perché vedo in questo ragazzo dei margini clamorosi che per quello che potrebbe diventare, penso che sia un grande attaccante. Quindi Udoge per David, per te Beto Soppi, che Soppi è quello che forse si è ancora messo meno in mostra, no? Però gli ho visto fare delle cose, ecco, degli spunti che mi hanno acceso. Rino, per te? No, ma lo sai, da quando abbiamo iniziato la trasmissione io sono calcisticamente innamorato di Udoge, perché è bravo, sa fare tutte e due le fasi, poi ha anche che è italiano, quindi una cosa in più, e dopo una cosa che mi stupisce, che si riempie sempre l'area, cioè quando avanza lui sa benissimo, ha i tempi giusti per entrare in area, tra un po' vedrete che farà anche qualche gol. Quindi secondo me questo è il più importante. Dopo sono d'accordo con Fabio, Soppi è quello che secondo me avrà in futuro, sarà quello che andrà un po' sulla bocca di tutti. Chi li vede quasi tutti i giorni, comunque chi è un po' più vicino alla squadra è Alessandro Sursa, tra gli altri, e volevo chiederti un parere. Cioè, abbiamo capito che ne sai di medicina. Però a volte ritorno anche sul calcio. Ecco, tipo proviamoci. Adesso, allora, il più pronto di tutti, che fa anche quasi meno notizia, è Udoge. E perché? Perché è un 2002 e gioca come se fosse un 92. Semplicemente questo, fa delle cose, anche la doppia sterzata che abbiamo visto negli highlights, senza paura. Questo è il più pronto di tutti, e lui, e da qui non si scappa. Il più forte, secondo me, è Samardžić, per come tocca il pallone, è un livello completamente diverso da tutti quanti. E poi quello che però ha più margini di miglioramento, anche secondo me, è Beto. Soppi, molto forte, ritengo però che faccia ancora un po' di ingenuità, però stiamo parlando di quattro giocatori top. Perché è francese. Da casa sottolineano che Soppi non è così giovane, perché è del 93 e quindi insomma ha 28 no, anni. No, quindi. Da casa sbagliano. Da casa sbagliano di 9 anni. Perché altrimenti dicevano non sarebbe così giovane. Quindi lo ricordiamo, non è del 93. Sarebbe quasi a fine carriera, no, però insomma nel pienissimo della carriera, invece no, è un 2002 Soppi, quindi dobbiamo contraddire. Però ha grandi colpi. Però sempre il 93. È francese, ha grandi colpi. Però Paolo, io ti dico Udoge. Udoge, Massimo, stanno saltando le marcature in studio, dammi una mano, ricomponiamo in questi 60 secondi, sì. 120 che ci restano, chiudimi il cerchio da lì. Ti chiudo il cerchio partendo da Alessandro Sursa, che come diceva un ex giocatore, ha un problema al piede, quindi è un grande pediatra, ecco, facevo questa citazione, e senza fare nomi ovviamente di chi è l'autore di questa è la migliore della serata. Ecco, allora io voto Massimo, io lo so, lo conosco. Al di là di Makengo, che oggi lo conosco pure io, lasciamo stare. Allora, detto questo, lasciamo stare Makengo, che oggi ha fatto un altro partitone, ormai sembra un veterano pure lui. Io voto Samardžić per questa ragione, perché uno che rinuncia ad andare in nazionale del proprio paese per stare qua e giocare e unisce una testa assolutamente teutonica a una qualità latina è destinato a grandi cose. E il mister al tuo fianco? Gianni. Io voto Beto, perché l'ho visto migliorare in queste partite, veramente è un giocatore molto importante, diventerà decisivo anche per Udinese. Sa difendere la palla, tecnicamente ha fatto un numero oggi
ne parlavamo prima, con lo stop col piede destro, di sinistro ha calciato subito dopo il gol di Candreva, poteva immediatamente ritornare a pareggiare l'incontro. Ha dei numeri importanti, ecco, secondo me ha un futuro bello, secondo me l'Udinese ha visto alla grande come sempre quando pesca dei giovani, e questo è uno dei quattro giovani che secondo me esploderà e sta esplodendo in questo momento. Sì, no, è verissimo, perché praticamente è un giocatore di grande forza fisica, di grande temperamento, però abbina una tecnica piuttosto delicata, cioè cerca il contatto fisico, però ha tecnica, ha qualità. E veramente è interessante proprio da seguire, tant'è vero che ha due partite che gioca da titolare dall'inizio. Prima di andare in fascia, Alice, da casa, i tanti messaggi. Sì, da casa dicono che Beto sarà ancora meglio del nostro Birov, scrivono questo. Ah, ok, però non dicono che Beto è dell'89, no? No, è del 98. In questo caso no. È del 98. Va bene, ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, ancora insieme l'altra domenica, tanti i temi, si sta giocando Atalanta-Milan, approfondimento ancora sull'Udinese. A fra poco. Eccoci qua di nuovo insieme l'altra domenica, parte finale nel cuore della settima giornata di campionato. Alessandro Surza al volo, ma Atalanta-Milan. Sì, sempre 2-0 con Gasperini che ha inserito Jakob Meiners nell'Atalanta, togliendo Demiral, quindi prova a recuperare, però al momento siamo al 60esimo. Milan che conduce sempre per 2-0. Ecco, qui vediamo la classifica e la classifica ci dice che insomma il Milan forse al di là, no, delle previsioni praticamente non perde un colpo. Io continuo a non credere tantissimo al Milan, eppure è lì. No, pensa, il tema sarà capire qui al contrario, cari miei, quando rientrerà Ibra, se rientrerà, e quando troverà spazio Giroud, no? Che se non sbaglio oggi non c'è. No, c'è, ma è in panchina. Sì, c'è, ma è in panchina, dico, non è in campo. E quindi questa squadra va a mille. C'è un po' una crisi dell'Atalanta, no? Perché qualcuno dava anche come potenziale vincitrice dello scudetto. Con la crisi della Juve invece l'Atalanta secondo me si sta un po' orientando verso una eccessiva mediocrità, ma quello che ci interessa comunque è continuare ad approfondire e a leggere Sampdoria Udinese, i temi sull'Udinese. Ci sono ancora tante cose, ma però vado da Alice perché c'è ancora qualche momento social che ci dà un po' il sentiment del clima dentro la squadra tra i giocatori. Alice. Sì, abbiamo parlato di Beto, allora velocemente vediamo che cosa ha postato, un momento del match, quello che ha scritto appunto sotto la sua foto, punto molto importante per il nostro cammino, molto felice per il primo gol con questa maglia. E poi a postare una foto è stato anche Samir, che vediamo subito, e scrive: partita e reazione da grande gruppo, peccato non aver portato a casa, non appena la regia è pronta chiediamo di cambiare la foto, peccato non aver portato a casa i tre punti, ma guardiamo avanti sempre con consapevolezza. Ecco, invece io con lo studio e i nostri ospiti, anche la Dacia Arena eccetera, volevo introdurre un altro tema, perché qua mi pare, no, che ci si stia un po' orientando su un cambio di modulo, il 4-2-3-1, e ci si chiede, ecco, ma chi saranno i due che Gotti sceglierà di mettere in campo? Ma si parlava anche degli errori, no, fatti oggi pomeriggio, li abbiamo visti tutti, li abbiamo visti noi, ne ha parlato Gotti, e tra questi errori, e non è la prima volta purtroppo per lui, c'è un fedelissimo, no, Alessandro, di Gotti, stiamo parlando di Wallace. Possiamo vedere col tuo contributo qual è Grazie. Stato il contributo in negativo di Wallace oggi. Grazie alla regia, ovviamente, che in diretta è riuscita a tagliare. Vediamo se qua siamo già al passaggio eseguito, se si riesce a tornare indietro di qualche secondo. Si vede proprio che Wallace riceve e legge malissimo, perché lui ha l'avversario già sulla destra e poi potrebbe tranquillamente girarsi a sinistra e guardare campo, invece lui va dietro da Neuting, servendo incredibilmente Caputo. E sono errori che abbiamo visto fare per esempio l'anno scorso anche a Becao, che aveva regalato il gol alla Roma con Pedro e aveva provato a regalarne anche uno all'Inter a Lautaro. Sono errori che pesano, e se sei Wallace, se hai 26 anni, se giochi in mezzo, non lo puoi fare. Devi già sapere di avere l'uomo che va a leggere quella palla, e allora tu devi andare a giocarla. Sì, poi, diciamo, ma che vada, la perdi in avanti. No, certo, diciamo che poi Wallace probabilmente non è in un momento di grande lucidità, perché anche con la Fiorentina era stato protagonista in negativo del rigore. Con sì, però lì... Beh, un po' maldestro. Maldestro, su, ecco. Buonaventura, Fabio. Però lui viene...
l'azione parte da un rinvio sbagliato del portiere, perciò lui la, lì riesce un attimino a... Sì, no, no, si è trovato in una situazione un po' così, sì. Non l'ha pulita, come si dice, no? Ecco, dopo uno sbaglio poteva fare meglio, pulire l'azione. Perché lì, nel dubbio, sì, spazza via. Ho certo visto anche Molina e Noitin che oggi finalmente in due palle rischiose hanno calciato fuori dallo stadio. La situazione era che quella palla non andava passata, no, dietro, no? Perché lì doveva andare verso, sì, verso distra- avanti, esatto, cioè esatto, aveva tre avversari dietro le spalle. Vediamo probabilmente se non l'ha letta a chiedere bene alla regia di fare stop proprio, sì, all'inizio dell'azione, specialmente il fotogramma che magari mostra... magari allungare, anticipare un po' l'in dell'azione, no, all'ingresso. Ma David, cosa succede in quel momento? Nel senso che comunque siamo a tre minuti dall'inizio del secondo tempo, la squadra in vantaggio, tu rientri dallo spogliatoio e fai un errore, ecco, del genere, ma sei centrocampista. Intanto magari la possiamo ce vedere. Ce l'abbiamo nel monitor? Sì, sì, no, la mandiamo mentre David ci dà anche, prima. Prima del... David. Secondo me è che non è accesa la spina. Lì è mancanza di concentrazione e di attaccare la spina, perché poi, come si dice sempre, i minuti fondamentali sono i primi 15 del primo tempo e i primi 15 minuti del secondo tempo, e se tu in quell'arco di tempo non riesci ad attaccare la spina vai in difficoltà. Quello è stato un errore proprio di superficialità, che non è attaccato, non è riconcentrato, perché un giocatore come Wallace di quella portata, guarda, lo rivediamo, David, lo rivediamo, gli arriva una palla, ne ha tre, che era perfetta quell'immagine prima. No, stiamo fermi. Ecco, no, andiamo più indietro, dal portiere. Più indietro ancora. Più indietro non c'è, sì, negli highlights. Più dietro parte da qui. Allora, però guardate, i due della Samp che vanno già verso Noitin, tutti giri dall'altra parte, è campo libero. Sì, no, beh, stanno proprio correndo orientati verso Noitin a pressarlo, quindi anche se Noitin arriva a quel pallone lì, poi è in difficoltà l'olandese. Wallace, io la caccia via. Sono, no, tanti gli errori, se vedi, se è un rilancio del portiere, guarda dove è il terzino destro, Noitink è qui e il terzino destro è dentro l'area, lì devi far salire tutta la squadra per rilanciare, quindi sono tanti errori, che poi, esatto, quello più grossolano è quello di Wallace, che lì da giocatore, no, centrocampista non devi andare col destro, prima di tutto ci vado col sinistro, sì, e poi però tu Davide... la stoppo, me ne vado via. Esatto, cioè, tu Davide, esatto, Davide dici che c'è stato anche l'errore del portiere come tempismo del rinvio, perché non aveva la squadra sistemata bene? Sì, se era una rimessa, mo non so se è una rimessa, no, dal fondo o un'azione in velocità. Se è un'azione in velocità i ruoli sono giusti, perché magari era pressato il portiere, perché Caputo rientra da una situazione vicina al portiere, se non sbaglio. Sì, io adesso onestamente non ho presente che tutto. È Caputo che va in pressione sul portiere, il portiere le lancia, magari lanciando troppo velocemente perché era pressato, ha rilanciato male, ma lì Wallace, come ha detto bene Rossitto, deve pulirla questa palla, non deve andarci col destro, la deve coprire col sinistro, certo, e, esatto, e se la porta via. Esatto. Sì, chiarissima la tua analisi. Alla Dacia Arena, Massimo, tu ti ricordi lo sviluppo dell'azione e poi ti chiedo un parere, e chiedo un parere anche al tuo ospite, perché questa è una chiave di lettura abbastanza importante, soprattutto in proiezione su un cambio di modulo, su chi dovrebbe ripartire ed essere uno dei due centrocampisti centrali del 4-2-3-1, per esempio. Era un'azione di gioco, era già stato sollecitato da De Lofeu con un retropassaggio il portiere, e da lì nasce la frittata. Però voglio spezzare una lancia a favore di Wallace, che è stato abbastanza massacrato anche oggi nei messaggi dei nostri tifosi. È vero, è un momento in cui non sta brillando particolarmente, però questo è un giocatore di buon rendimento e soprattutto capace di una buona consecuzio in termini di rendimento, tenere sempre ritmi medio-alti. Quindi io credo che sarà riproposto ancora, a ragione, e anche perché morfologicamente è il centrocampista più dissimile dagli altri, altrimenti se giochi con tutti gli altri giocatori hai la fanteria giapponese a centrocampo, cioè li hai tutti piccoli e tutti uguali. Serve anche un certo tipo di atletismo, un certo tipo di prestanza fisica che il ragazzo ti concede. Ora è in un momento di appannamento, vero, però non è il caso, a mio avviso, di prendere una parte per il tutto. Certo. Gianni. Ma io dico che anche i suoi compagni, vedendo questo passaggio verso Wallace, che aveva l'avversario
due avversari a fianco dovevano dirgli che aveva l'uomo, non so se è stato detto. Lui al limite poteva, due soluzioni secondo me vedendo le immagini, controllo di sinistro e di destro lanciarlo lungo, oppure di prima intenzione ricevendo, arrivando la palla con lo piede destro la metteva lungo linea. Però doveva essere aiutato anche da qualche giocatore, suo compagno, doveva dirgli che era pressato dall'avversario. E invece non lo so se è stato detto o non detto. Sì, ha fatto un grande errore, ha fatto un grande errore, però doveva essere aiutato, senz'altro. Lo so, in mezzo a così tanti tecnici probabilmente dico una castroneria, però voglio andare un po' dentro a questo gesto. Wallace è un giocatore abituato a giocare molto piatto, molto di prima, molto semplice. Fosse un centrocampista con tecnica un po' più sopraffina e con un po' più di fantasia, quella palla non la scarica via in fretta. Come diceva David, forse la prende, la controlla, si gira e magari guadagna qualche metro di campo e poi la scarica. Cioè, ecco, questa è una mia chiave di lettura sulle caratteristiche del giocatore, David. Sì, sicuramente, anche che se vediamo, se lui con uno stop di sinistro e se la porta via supera 6 uomini, 5/6 uomini della Sampdoria, quindi crea una superiorità numerica incredibile. Però c'è sempre da dire che in campo è tutto un po' più difficile che da qui. Però possiamo dire che Wallace è un giocatore importante per l'Udinese, come ha detto Massimo, è un giocatore di grande struttura che l'Udinese non si può permettere di togliere, perché sono lì in mezzo faticherebbe ancora di più di quanto non sta faticando. E poi togliere un giocatore dopo un errore del genere sarebbe veramente ucciderlo mentalmente, e l'Udinese in questo momento ha bisogno di tutti i giocatori, soprattutto di Wallace, che secondo me, anche se non ha una tecnica o una velocità tale da poter dimostrare le sue qualità, è un giocatore fondamentale per l'Udinese, per il gioco dell'Udinese e per Gotti, perché gli dà quella copertura importante che ha bisogno rispetto ai giocatori di qualità che ha davanti. Indubbiamente. Alice, ci sono tanti messaggi, sì, li vedo, sì, ma anche tante opinioni proprio nello specifico su Wallace. E infatti andiamo a leggere proprio queste. Claudio ci scrive: certamente Wallace ha fatto un grave errore, condannabile. Vedendo gli highlights delle altre partite, gli errori si vedono di tutti i colori, anche da giocatori esperti importanti. Quindi non mi consolo, ma annoto, scrive. Poi ci scrive Luca e dice: al di là dell'errore, Wallace secondo me è troppo lento e mancante di aggressività. Anche la risposta di Gotti, che dice di preferirlo per fisicità a Makengo, ha del ridicolo. È un po' critico Luca e dice: non ha infatti mai recuperato le palle perse e di testa non ha mai i tempi. Veramente non so come sia possibile metterlo in campo dal primo minuto a prescindere. Com'è possibile? Dice. E ancora ci scrivono: mi permetto di dissentire dal buon Campazzo, questo lo scrive Emiliano, l'Udinese è una squadra che gioca in ripartenza e quindi serve velocità, Wallace non è adatto per questo tipo di gioco. Ma sai che quasi sono d'accordo anch'io, e non sono d'accordo con l'amico Campazzo, perché questa è una chiave di lettura, l'Udinese ha qualità. Giochi 4-2-3-1, devi ripartire perché poi i giocatori veloci, De Lofeo, Pussetto eccetera, e secondo me avresti bisogno dei Makengo, non dei Wallace. No. Facciamo così, i due nel 4-2-3-1 per Fabio. No, io invece sono visto che fai l'allenatore... D'accordo con Massimo, è un giocatore, stiamo discutendo un giocatore che per me ha fatto buone prestazioni e ha fatto degli errori, perché secondo me di mentalità, di concentrazione, secondo me, perché tecnicamente non è un grandissimo giocatore, ma voglio dire, ma da fisicità, no, certo, in mezzo è importante. Lui è Makengo, li vedo benissimo. Per te lui è Makengo, i due. Sì. Rino? Ma io guardo, allora Makengo sicuro, e insieme a Makengo metterei Aslan per sul 4-2-3-1, capito? Più, perché bisogna essere più veloci, se hai due esterni che attaccano, hai il trequartista, hai la punta davanti, devi andare via il prima possibile. Ale? Io Arslan non lo tolgo mai. Quindi per me Arslan è sicuro, e nei due credo che Makengo farebbe leggermente ancora fatica, è ancora tanto pasticcione. Il prossimo anno o fra qualche mese, sì, forse nonostante i grandi errori, ancora Arslan e Wallace, ti devo dire i miei due. Da Arena, qual è la vostra idea? C'è da dire che poi Aslan oggi è entrato proprio al posto di De Lofeu, chiaramente
hai perso una punta, ha fatto la mezzala, Pereira ha fatto il sottopunta, il trequartista, e lì la squadra si è un po' appiattita, no? Poi l'ha rimediata Gotti con i cambi intorno all'ottantesimo. Massimo, i vostri due centrali. Ma io direi Matengo e Volas, con l'alternativa mi sfugge il nome di chi è entrato oggi. Aslan, esatto. Con l'alternativa Aslan, ma Matengo e Volas secondo me possono giocare insieme, possono condividere il centrocampo. Davide. Dicevo prima con l'alternativa Aslan che non è male. Ma volevo dire, Davide, cioè, datemi un supporto, ma quindi... Beh, è chiaro che se giochi 4-2-3-1, un giocatore pieno di talento come Samardzi, ce lo perdi o dove lo metti? Ma no, il posto lo trovi, davanti i tre dietro all'attaccante, nei tre, sì. Lo puoi mettere a destra, a sinistra o dietro anche perché Pereira può fare anche l'esterno sinistro o destro. Quindi Pereira è un giocatore che può giocare da tutte le parti. Samardzi, non so ancora, non avendolo mai visto... in una partita magari un po' più di tempo, le qualità che ha, se ha tanta corsa, poca corsa, sicuramente è un giocatore molto molto tecnico, però poi nel calcio di adesso c'è bisogno anche di corsa. I due di centrocampo posso dire che si vanno a compensare, penso Wallace e Makengo, perché Makengo ti dà velocità, tecnica, e Wallace ti dà copertura, perché se giocherebbero Arslan e Makengo c'è meno copertura, anche se Arslan ce l'ha un po' di copertura, però è uno anche propenso ad andare avanti e non solo indietro. Invece Wallace ti dà più copertura, giocando con 4 davanti più Makengo diventa dura poi difendere. Sì, mi pare che un po' la tendenza dei due, Wallace alla fine viene fra virgolette salvato e preferito proprio come diceva Massimo per le caratteristiche fisiche diverse dagli altri centrocampisti. Alice. Proprio questa considerazione, Paolo, scrivono: se i due a centrocampo vanno troppo avanti, chi copre? Makengo, se si gioca a due, va tanto in profondità, ma poi chi fa il muro che giustamente copre, scrive Luca. È quello che pensavo la anch'io. Considerazione, infatti, che abbiamo. Makengo nei tre lo metto, nei due preferisco Wallace, che a me piace meno, però per le caratteristiche deve giocare, poi Arslan piace a me, io ho un debole per lui, quindi io metto Arslan. Poi ovviamente se caschiamo bene in ogni caso, mettiamola così. Certo, per tutti però e tre. Gli scossoni che dà Makengo, dai. Quando recupera la palla, tu hai ragione a dire... Se giochiamo a tre a centrocampo, secondo me... Tu hai ragione, no, lui ha ragione a dire che adesso è forse... un po' troppo presto, un po' pasticcione, però è sempre sul pezzo, è sempre sulla palla, però... ti dà quella cosa che la partita con lui non muore mai. Ha degli strappi. Sì, è importante, no? Sì. Noi possiamo fare tutti i nomi, tutte le cose, poi alla fine la verità assoluta ce l'ha Gotti perché li vede tutti i giorni e durante la settimana. È l'unico che può valutarli meglio di noi. Noi possiamo solo dire chi può giocare a nostro piacimento per quello che abbiamo intravisto durante le partite. Però la verità assoluta ce l'ha Gotti durante la settimana perché li vede e sa tutte le dinamiche che hanno questi ragazzi. No, questo certo. Io torno alla Dacia Arena. Massimo, cioè, mi pare di capire, vabbè, adesso noi stiamo facendo una trasmissione di servizio in questo senso, no? Ci mettiamo a disposizione con le competenze dei mister che abbiamo in studio e il nostro entusiasmo, insomma, per guardare oltre, no? Adesso c'è la sosta. Mi pare che comunque, riassumendo, Massimo, il sentiment e l'orientamento sia il desiderio di vedere un Udinese con il 4-2-3-1, e questa è la prima cosa che esce dall'altra domenica. La seconda cosa è che comunque in questo modulo viene salvato e viene riconfermato uno dei fedelissimi di Gotti, nonostante il momento delicato, vale a dire Wallace. Però, caro Massimo, a mio avviso mancano ancora due aspetti, visto che l'orientamento è questo e arriviamo fino alla fine della puntata. Giochi allora con la difesa 4. Io sto vedendo gli storici esterni, che poi fanno i quinti, ma se fai giochi a 4 possono fare i quarti, Larsen e Molina, piuttosto appannati. Per fortuna, vedi, l'Udinese è andata oltre, perché con Soppi e Udogi hai delle alternative, e poi recuperi Pussetto, ma chi fa l'attaccante? Lui o Beto in questo modulo? Perché questo è un altro tema, Massimo.
è un altro tema, sì. Allora, hai gli esterni, ne hai tanti, ne hai di intercambiabili, e questo è un grande passo avanti rispetto all'anno scorso. Quindi il vestito coi quattro quasi ti cade a pennello, ne parlavamo con Fabio durante la settimana, ti cade veramente addosso bene per quanto riguarda i terzini. Poi, per quanto riguarda i tre dietro, condivido anche io quello che diceva David, Samardzic ci trovi spazio nei tre dietro, lo puoi trovare anche per Arslan se i due di centrocampo sono Makengo e Wallace. Ma io ti vorrei andare a racchiudere la giornata di oggi in una considerazione. Dei tanti giovani avete visto, ognuno di noi ne ha indicato qualcuno. Ecco, la giornata di oggi potrebbe aver aperto una breccia col recente passato, sia un punto di svolta. Vale a dire, i tanti saranno famosi, ecco, cambiamo la forma verbale, non saranno famosi, sono famosi. Da adesso in poi potrebbe cominciare per loro un altro campionato. Certo, no, questo mi pare di sì, perché abbiamo visto, cioè, l'impatto, no, che hanno sti ragazzi, perché parliamo di gente del 2002 o poco sotto, che hanno avuto in queste sette partite, ognuno per lo spazio che gli è stato concesso. Ma volevo chiedere al mister al tuo fianco, mi pare di aver capito dalle sue parole che lui sia un estimatore di Beto, e quindi credo che con quel modulo lui confermerebbe Beto, no, per caratteristiche fisiche. Magari sui quattro, sugli esterni, qual è la sua valutazione? Senz'altro. Sì. Sì, prego. Ma sugli esterni l'Udinese ne ha diversi che possono giocare. Potrebbe essere anche Pussetto che può fare l'esterno da una parte. E poi abbiamo visto anche oggi che ha giocato... Deofeo, esatto, può giocare dietro la prima punta, dietro Beto, può giocare esterno, da una parte Deofeo, da una parte Puzzetto, poi si può scegliere anche l'uomo che gioca dietro a Beto. Secondo me Beto diventerà importante in questo campionato, diventerà, perché può solo crescere, perché la prestanza fisica adesso sta recuperando, ha bisogno di giocare. Effettivamente è entrato oggi, finalmente è la seconda partita che gioca, però oggi ha dimostrato il suo valore tecnico, fisico, perché fisicamente, se deve tenere una palla, deve far respirare la squadra, ha tutte le caratteristiche per farlo. Ecco, Udinese ha tante scelte, e quindi Gotti può scegliere al momento, nel senso che vedendoli tutta la settimana che si allenano, chi è più in forma lo può far giocare esterno alto nei tre dietro la prima punta, come può fare gli esterni bassi, che ne ha quattro, due per parte, quindi dipende da Gotti. Ecco, la squadra è fatta bene, costruita bene, con tanti giocatori. C'è l'imbarazzo della scelta, assolutamente. E intanto, mentre noi dissertiamo sull'Udinese, questo Milan non scherza, Ale. Che gioco, partita, incontro, il Milan ha trovato il terzo gol con Rafael Leao, e quindi su assist di Teo Hernandez, velo di Messias, destra giro del portoghese, Milan 3, Atalanta 0 a Bergamo. Sì, rivediamo la classifica, questi sono i risultati della giornata, e il Milan praticamente in questo prova momento... Prova di forza, no? Importante. Sì, no, il Milan diciamo che in questo momento è il competitor più credibile del Napoli, sostanzialmente, perché se poi andiamo a leggere le altre squadre, io chiedevo anche un parere a David Di Michele, no? Insomma, che di esperienza ne ha, visto che dicevo in apertura che in Serie A ha fatto 195 gol, poi Davide, se ho sbagliato, cioè hanno sbagliato i tabellini, tu ne hai contati di più, dimmelo. No, intendo dire, sotto al Milan ci sono delle squadre, abbiamo visto anche l'Inter ieri, no? Col Sassuolo, ha giocato male, ha vinto, poi gioca bene con l'Atalanta, pareggia, cioè forse in questo momento è una roba tra Napoli e Milan... Oppure è troppo presto per fare una valutazione? Ma inizio che io i miei conti dicono più di 200, però... Ah, ecco, no, vedi? Oh, ci fosse una... Quota 200 l'ho superati. Quindi, No, complimenti. Beh, no, guarda, ti dico la verità, prima di andare in onda, io ed Alessandro abbiamo... Siamo messi a contare su tutti i siti possibili. Abbiamo fatto una ricerca... E vabbè, a parte che non è che te ne avevo dati pochissimi, però più di 200 non sono 195, no, era giusto. Diamo a Davide qualche di Davide. La tua esperienza su queste cose. Come antagoniste ce ne sono tante. Sì, adesso con questa vittoria di stasera il Milan ha dato continuità a quello che ha fatto Pioli da quando c'è stato il Covid, perché da quando c'è stato il Covid Pioli ha fatto un'escalation incredibile.
si dava tutti per spacciati che Pioli dovesse andare via dal Milan, e invece è rimasto saldo, ha lavorato e sta raccogliendo tutti i frutti di cui ha seminato. L'Inter rispetto allo scorso anno ha un carattere diverso, perché ci sono allenatori diversi, però non la metto uguale nella scalata, anche se ieri sera, quando c'è la Champions, sicuramente il turnover ha pagato, perché quando Dzeko entra, che per me è un giocatore che deve sempre giocare, è un giocatore assoluto, importantissimo per l'Inter, perché fa sia la punta che il trequartista, fa tutto quanto, e averlo in questo periodo, metterlo fuori, sicuramente ti toglie, non ti dà. Certo, e poi dico sempre la Juventus, perché la Juventus ha Allegri e secondo me non ha la squadra che aveva tempo addietro, però ha una forza tale Allegri che può ricavare da tutti i giocatori il massimo e il meglio di tutti, anche se è partito con un handicap, però sta tornando la Juve che era quella cinica che soffre, perché la Juve di Allegri non è che non ha mai sofferto, però quest'anno soffre, sì, 10 punti, soffre ancora di più. 10 punti sotto, ricordo che vinse lo scudetto, Ale, ricordami, da meno 11 venne sconfitta col Sassuolo nel 2015-2016, vincendo contro il Torino con gol di Quadrado al 90. Quindi niente scherzi sulla Juventus. Velocemente, in chiusura, Alice, ci sono altri messaggi, perché ho visto che ce ne sono tantissimi questa sera. Trasmissione partecipata. Sì, molto, E anche attenzione di chi ci segue da casa, ovviamente. Eh sì, c'è stato un bellissimo scambio, un bellissimo botta e risposta da casa. Ci scrivono proprio il nostro Beppi Marcon, dice: domanda per Di Michele, è stata la partita con il Barcellona la più triste della tua esperienza friulana? Immagino di sì, dato che eravamo a 10 minuti dagli ottavi di Champions. Comunque grazie, scrive, per i bellissimi momenti passati assieme, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza. Facciamolo rispondere, Davide, 30-40 secondi, quello che vuoi. Sì, sicuramente è stata la partita più deludente da quando gioco a Udine. A 10 minuti dalla fine eravamo passati il girone, il turno preliminare, e no, venire da una storica qualificazione in Champions League per la prima volta del club, riuscire anche a passare il turno è stata una delusione grande, anche perché il Barcellona in quella partita, ce lo ricordiamo tutti, è venuto molto con dei giocatori molto giovani, ha fatto tantissimo turnover e in quella circostanza il pareggio pensavamo tutti che si potesse portare a casa per quello che si era visto in campo. Poi purtroppo gli ultimi 10 minuti, 8 minuti ci hanno condannato, quindi mi dispiace per questa, la partita più deludente. Ringrazio e faccio crepi il lupo per la mia avventura da allenatore. Sì, io ti saluto e ti ringrazio tanto e spero di averti ancora qui con noi l'altra domenica. Ti faccio anch'io in bocca al lupo, ricordiamo per la tua avventura attuale con l'Under 17 del Frosinone e per la tua carriera di allenatore. Ci rivediamo ancora qualche volta, David? Crepi il lupo, senz'altro, molto volentieri, quindi sono completa disposizione. Quando volete mi fa molto piacere. La prossima volta ci inventiamo un'altra clip, visto che hai fatto più di 200 anni, troviamo altri. Grazie. Sicuramente. Grazie, saluto a tutti te. Gli ospiti. Grazie a te. Dacia Arena, Massimo, per la chiusa e per un saluto al tuo ospite, e credo gli volesse fare un saluto Mister Rossitto qui dallo studio, anzi Fabio e poi Dacia Arena. Mister, ti voglio salutare e comunque ti voglio ringraziare, perché l'anno che ho vinto campionato e coppa ti devo tantissimo, perché prima delle partite mi davi una descrizione dell'avversario in modo incredibile e ti devo dire grazie. Lo fa anche con me. Massimo, sì, grazie a te anche, perché c'è stato sempre un rapporto molto sincero tra di noi, da veri sportivi, da veri colleghi. E quindi Fabio, ricambio, mi fa piacere vederti stasera e spero di vederti ancora. Quando sei per televisione ti seguo, perché parli sempre da grande competente, e quindi a me fa piacere ascoltarti, ecco, sentire le tue conclusioni che fai sulla squadra, sul comportamento dei giocatori, c'è sempre qualcosa da imparare. Ma mister, e volevo salutare anche il tuo collega, il mio collega vicino a te, Rino, e ringraziarlo.
Esatto, no, volevo chiedere, ma dall'alto della sua esperienza di 10 campionati... Oltre che ringraziare tutti. Ecco, no, no, dall'alto della sua esperienza, dicevo, di 10 campionati vinti, presidente dell'Associazione Allenatori di Udine, ma il nostro Rino Busato ha potenziale oppure no? Non ci sono più, abbiamo perso la Dacciare. No, senz'altro ha potenziale. Quest'anno è un anno decisivo per Rino, perché è una squadra importante, quindi deve far bene assolutamente. Ecco, tanto per metterti un po' di pressione, quindi, no, quindi non ti devi nascondere, hai capito? Massimo, a te la chiusa che poi io saluto lo studio. Hey, saluto. Ah, così secco, ci io saluti. Saluto, vi ringrazio e ringrazio Beppe Marcò. No, aspetta, volevo salutavo, ma ecco. Colgo l'occasione per salutare Beppe Marcò, presidente dell'AUC, perché ci ha rimandato indietro nel tempo e vi racconto una chicca. In quella partita col Barcellona, Iniesta aveva i capelli. Ci abbiamo le prove, giusto per dire quanto ci ha mandato indietro nel tempo. E forse aveva appena preso la patente. Grazie Massimo. Salve. Ciao a tutti. Salve. E con questo vi salutiamo. Ciao. Poi io rimando ai tuoi appuntamenti, alla scaletta, agli appuntamenti di Udinese TV. Siamo arrivati alla conclusione. Grazie Fabio Rossitto. Grazie a te Paolo. Grazie a te. Grazie Rino Busato. Grazie a te Paolo. Grazie ad Alice Mattelloni. Grazie Paolo e grazie a voi. Ale, chiusura Atalanta-Milan, mi pare che insomma la chiusura sì, l'avessi già non fatta. Non è finita e tra l'altro ha accorciato l'Atalanta gol della bandiera con Duván Zapata su rigore, poco cambia, 3-0, 3-1, il concetto è quello, al Milan vanno 3 punti a meno che non succeda stile Manchester-Bayern in finale di Champions del 99, insomma siamo all'89esimo. Uno più recupero, mi sa che il Milan l'ha portata a casa. Atalanta ridimensionati in questa settima giornata di campionato. Milan che tiene il passo del Napoli, ma soprattutto Udinese, che è quello che ci interessa qui. Abbiamo veramente approfondito i temi della partita con la Samp, che interrompe l'emorragia di sconfitte, prende un buon punto a Genova, ha tante soluzioni, c'è tanta carne al fuoco, c'è tanta voglia di tornare a vedere l'Udinese. Adesso c'è la pausa, sarà la pausa del campionato, ma anche la pausa dell'altra domenica. Ma noi ci vediamo tra 2 settimane, grazie per seguirci così in tanti, non ci accontentiamo, vorremmo essere sempre di più. Ringrazio i miei compagni di viaggio, buonasera, buona serata a tutti, ciao. Hey, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva per te tu, sei solo tu con quella porta davanti.